Maya quest'anno ha ricevuto in regalo un diario della felicità. Inutile dire che è rimasto vuoto. Allora si è data alla meditazione orientale, ma neanche il libro dei mutamenti le è stato d'aiuto. Eh no, non è servito lanciare in aria monetine. Intanto il tempo passava inesorabilmente. TikTok aveva bisogno di un'idea. Gigi Marzullo poi le aveva solo creato più dubbi. Non capiva la domanda, non riusciva a trovare la risposta. Ma soprattutto, dov'è che si trovano idee per girare un corto? Ultimo rimedio, bisognava affidarsi ai tarocchi. Loro sì, era convinta che le avrebbero dato la risposta. Ai ai ai, 8 di spade. Cavolo, questa carta non ci voleva. Indica che il percorso migliore è ai nostri piedi, ma non possiamo vederlo perché siamo vittime di noi stessi. Le stelle, la luna, di nuovo l'otto di spade, un asso di bastoni. Aia, la torre indica uno shock. Ma mai come la morte. Per Maya la morte significava che tutte le sue idee erano belle che andate.